Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 28 febbraio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, la settimana che parte oggi si aprirà con la combinazione astrale di Venere e Luna che vi renderanno molto sensibili agli affetti. In amore prestate grande attenzione alle relazioni concrete, siate meno impetuosi. Vi attende un buon periodo sul lavoro. È un cielo importante per parlare di sentimenti o per chiarire qualche malinteso, e mi auguro che tutti i nati Ariete abbiano in questo momento una visione molto più ottimista del futuro. In particolare vista la presenza di Giove nel segno. Tutti quelli che hanno avuto problemi legali o finanziari potrebbero sperare in una soluzione o in una rimessa in gioco, la cosa bella di questo cielo è che non manca il coraggio. Avete a disposizione una buona dose di fascino da usare come volete e per gli scopi che ritenete più opportuni. Certe situazioni sentimentali che apparivano troppo complicate potranno improvvisamente volgere al bello. Ruoli professionali vissuti sempre meglio. Avete preso ormai confidenza con il posto di lavoro e questo vi mette più di buon umore in questa giornata. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9. Finanze, 8, benessere, 7. Toro. Cari Toro, nel corso delle prossime ore di questo fine febbraio inizio marzo l'amore sarà favorito, in particolare a partire da venerdì con Venere che entrerà nel segno. Manifesterete l'affetto con gesti concreti e sarete molto possessivi nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro, sono in vista delle discussioni, anche importanti. Cercate di risolvere tutto prima di far scoppiare qualche vero e proprio litigio. I progetti per il futuro sono avviati, e tutto sembrerebbe funzionare meglio. Ma attenzione alle vicende del cuore, lo dico in modo particolare a coloro che sono in coppia da tempo. Se in famiglia ogni tanto ci sono battibecchi o problemi non è colpa tua, questo è vero, però bisogna riconoscere che da qualche tempo non ti va bene nulla. Oggi, desiderate aiutare più gente possibile, ma non disponete dei mezzi per fare un buon lavoro. Se avete lasciato qualcosa in sospeso, sarà il caso di riprendere l'argomento in considerazione e affrontarlo, prima che si ripresenti da solo e vi colga impreparati. La comunicazione con il partner in questa giornata sarà fondamentale, se non volete correre il rischio di entrare in conflitto. Il vostro partner potrebbe non capire alcuni dei vostri atteggiamenti e voi altrettanto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 7, benessere, 6. Gemelli. Cari Gemelli, la Luna nel segno nel corso delle prossime ore vi renderà meno affettuosi e la razionalità prenderà il sopravvento sulle emozioni. Per questo motivo sarete molto nervosi anche sul lavoro. Cercate di rilassarvi un po'. Evitate litigi inutili, non farebbero bene né a voi né agli altri. I Gemelli quando vogliono stare più sereni di solito cercano di allontanarsi da pensieri negativi accompagnandosi a persone amate o divertenti. Tra oggi e domani sarebbe proprio il caso di ritagliarsi un attimo di serenità, e fare solo le cose più piacevoli. Il fatto che sia una persona affascinante ad invitarvi, non vuol dire che dobbiate andare per forza. Il vostro indice di gradimento in amore sarà forse in lieve ribasso, ma non dovete per questo preoccuparvi. Se non vi sentite molto ferrati sul vostro lavoro o sull'argomento da trattare a scuola in questa giornata, fate in modo che qualcuno vi sia di supporto e che vi indichi la strada da seguire. A scuola, i professori sono pronti a chiarire le vostre idee confuse. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 6, benessere, 8. Cancro. Cari Cancro, quella che inizia oggi sarà una settimana all'insegna dell'amore con Venere nel segno che vi renderà affettuosi e passionali. La Luna nel segno giovedì garantirà splendidi momenti affettuosi nel focolare domestico. Per quanto riguarda il lavoro, basta pigrizia. Attivatevi con fiducia e coraggio. Attenzione, una crisi di gelosia o di fiducia potrebbe alimentarsi in maniera eccessiva proprio per colpa di alcuni silenzi. Questa è una settimana che non ha delle caratteristiche particolarmente passionali,
E sarebbe il caso di evitare confronti spiacevoli, soprattutto con Bilancia e Pesci. Cercate sempre di essere spontanei e vedrete che vi divertirete. La sfera amorosa sarà particolarmente gratificante per le nate nella seconda decade. Il lavoro e la vita privata in questa giornata potrebbero essere irrimediabilmente legati l'una o l'altra. Cominciano a maturare i frutti del vostro lavoro e delle passate fatiche. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 5, benessere, 6. Leone. Cari Leone, la luna nel segno produrrà un influsso frizzante e molto ambizioso. Il senso dell'umorismo sarà molto spiccato già da oggi e potrete brillare, e non poco, sul lavoro. Attenzione ad alcune situazioni sentimentali un po' tese. Andranno risolte quanto prima. Coraggio. Le questioni di carattere economico e lavorativo sono importanti perché sono alla base del tuo successo. Sappiamo che sei una persona che non ama passare inosservata. Però in questo fine settimana dovresti cercare di staccare la spina e dedicarti all'amore. Concentratevi sul lavoro o sui vostri impegni, questo vi aiuterà a non dare retta alle parole di una persona poco affidabile. Non sovraccaricatevi di impegni in campo professionale. Avrete da ridire su molti atteggiamenti, sia di amici, che di parenti, che del partner. La gelosia è un'arma molto potente che a volte funziona molto bene, quindi se il vostro problema è solo quello di sentirvi trascurati, cercate di trovare altrove un po' di appagamento. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 8, benessere, 9. Vergine. Cari Vergine, Venere nel corso delle prossime ore assumerà una posizione di trigono favorevole e la sensualità sarà spiccata. Attenzione a non essere litigiosi in coppia, non lasciatevi prendere da eccessivi pensieri. Relax. È da manuale il tuo savoir-faire, il modo con cui affronti le situazioni. Non a caso sei una persona che usa la logica prima dell'istinto, e riesce a completare progetti persino nella bufera. Stai uscendo da un periodo pesante ma ci avviciniamo a una situazione di resa dei conti e tra marzo e maggio potresti anche pensare di cambiare gruppo, ruolo o mansione, ma bisogna capire se ti conviene davvero. Prima di impanicarvi davanti ad un progetto che vi sembra troppo grande per voi, verificate se c'è qualcuno della vostra cerchia in grado di aiutarvi a portarlo a termine. Per una volta fate in modo di non dover essere voi a soddisfare i capricci degli altri. Se siete impegnati con il lavoro anche nella giornata di oggi, non prendetevela troppo, non è il caso di farne un dramma. Nell'ambiente di lavoro non potete nemicarvi nessuno, specie se siete arrivati da poco, quindi se c'è qualcosa che vi disturba, tenetelo per voi al momento. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5. Finanze, 9, benessere, 6. Bilancia. Cari Bilancia, durante la settimana sarete molto affettuosi e socievoli grazie all'influsso della luna sul vostro segno. Le cose cambieranno durante il weekend, il primo di marzo. Mercurio, oltre a promettere novità in campo sentimentale, vi renderà anche più comunicativi sul lavoro. Si torna a casa stanchi e si dicono cose sbagliate. A volte si ha a che fare con una persona che sembra non capire, o essere troppo severa. La Bilancia vuole ritrovare la propria libertà di azione, alcuni scontri in amore nascono proprio per questo motivo. Alcuni si sono sentiti sottomessi o magari hanno pensato di aver ceduto troppo, e ora vogliono concedersi qualche libertà in più. C'è qualcosa di molto impegnativo che vi attende in questa giornata. La serietà dei vostri comportamenti vi potrebbe aiutare professionalmente, attirare dalla vostra parte alcuni alleati importanti. Periodo ideale per concedervi una bella vacanza o per preparare piani produttivi per il lavoro. Questa giornata sembra riservarvi molte sorprese, soprattutto dal punto di vista emozionale e sentimentale. Momenti splendidi in amore. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 8. Finanze, 7, benessere, 9. Scorpione. Cari Scorpione, nel corso delle prossime ore sarete pronti a dare il meglio di voi,
Sarete lucidi e concentrati e sul lavoro darete il meglio di voi. Per quanto riguarda l'amore, la nuova posizione di Mercurio potrebbe portarvi a una comunicazione costruttiva sia per voi in coppia sia per i single. Ti trovo un pochino teso tra oggi e domani, ma certamente non privo di buona volontà. Se ci sono state richieste negli ultimi mesi sarebbe meglio concludere un accordo entro i primi giorni di maggio, non posso dire che l'amore in questi giorni sia difficile. Però ricordo che gli inizi di febbraio potrebbero avere generato qualche conflitto, attenzione con il segno del Toro. La sfera sentimentale vi regalerà momenti davvero indimenticabili. Una vostra relazione sta andando proprio come volevate e questo vi elettrizza per tutto il giorno. State davvero ottenendo numerosi consensi su più fronti, da quello del lavoro a quello personale. Possibili nuove conoscenze e utili contatti per il lavoro, evitate però amici e parenti, buttatevi più su conoscenti, poiché la vita privata con il lavoro non va molto d'accordo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 9. Finanze, 8. Benessere, 7. Sagittario. Cari Sagittario, la settimana che inizia oggi sarà un po' brusca per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in opposizione che potrebbe creare un blocco emotivo difficile da superare. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procederà per il meglio. Coraggio. Ecco settimane importanti per capire quale sarà il tuo ruolo in un lavoro e in un gruppo, nella seconda parte dell'anno una scelta andrà fatta. Anche se hai un'attività in proprio potresti pensare di cambiare qualcosa, anche ufficio o luogo di azione. Abbiamo tempo 2 mesi per decidere cosa fare. Siete certamente persone sensibili ma avete troppa paura di mostrare i vostri sentimenti con le persone che invece meriterebbero una maggiore generosità. Non dovete trascurare troppo il partner, altrimenti potrebbe non premiarvi più con tante coccole quando ne avete bisogno. Non abbattetevi se il vostro capo preferirà il lavoro del vostro collega o se il vostro migliore amico vorrà uscire con un nuovo conoscente, senza di voi. Non tiratevi indietro, altrimenti penseranno che non siete all'altezza della situazione e la vostra reputazione potrebbe inabissarsi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 7. Capricorno. Cari Capricorno, la settimana che parte in queste ore vi porterà dei problemi da affrontare. Grazie agli astri favorevoli, supererete tutto alla grande. In amore cercate di non lasciarvi prendere dai dubbi e dalla gelosia. Moderate i termini se necessario. Tra qualche giorno festeggiamo Saturno favorevole e da maggio Giove interessante. Il successo lo si ottiene sulla base delle proprie capacità e l'astrologia può aiutarci segnando i tempi di realizzazione di un certo progetto, i momenti in cui è meglio esporsi e quelli in cui è meglio tirarsi indietro. Nella giornata odierna non fate troppo i saccenti con le persone che hanno più esperienza di voi e che cercano solo di insegnarvi qualcosa. Solo perché una persona si mostrerà disponibile nei vostri confronti. Questo non vorrà dire che essa sia a vostro servizio sempre. Evitate le polemiche e le rivalità sul lavoro, potrebbero avere spiacevoli conseguenze. Non è realistico che lavoriate così tanto, non siete robot e la stanchezza potrebbe avere il sopravvento sulle vostre capacità. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 6. Acquario. Cari Acquario, la Luna in Gemelli vi garantirà un modo di amare più ironico e controllato del solito. Mercurio nel segno acquirà un modo di amare più libero e intuitivo. Per voi si prospetta un buon periodo sul lavoro, datevi da fare. Rimboccatevi le maniche. Questa è una settimana da vivere con un sorriso, non importa arrivare primi. L'importante è sapere che le persone ti amano e hanno una bella idea di te. È un periodo in cui ci sono pianeti favorevoli, e quindi sarà più facile ottenere consensi. Giove e Venere sono dalla tua, Marte è in aspetto buono e inoltre il tuo atteggiamento è molto più positivo rispetto al passato. Mettete in mostra le vostre abilità oratorie, per dimostrare la sicurezza e la spavalderia della vostra personalità.
Potete fare quello che volete ed avrete inoltre molta ispirazione per nuovi affari e nuovi progetti, non solo lavorativi. Sono in vista nuovi amori o riappacificazioni nella vita a due. Momenti dolcissimi e coinvolgenti in campo sentimentale. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 10. Pesci. Cari pesci, durante questa settimana di fine febbraio e inizio marzo Mercurio passerà in acquario, ma potrete sempre contare su Venere che avrà su di voi un influsso positivo. Molto positivo. In amore vivrete un passionalità senza limiti, mentre sul lavoro è tempo di allargare il giro delle collaborazioni. La settimana non ha offerto soluzioni che, però, arriveranno da marzo, e stai già pensando a una grande liberazione, a un progetto da avviare nel corso delle prossime settimane. Questo è vivo. Sta arrivando, infatti, un momento di costruzione e di impeto quasi rivoluzionario, che a breve porterà a fare scelte molto importanti. Oggi saprete apprezzare la tranquillità o il divertimento più del solito, approfittatene. C'è molta armonia in famiglia e i rapporti personali non sono mai stati così forti. Invece di sprecare la giornata di oggi dietro uno shopping inutile ed infruttuoso, ottimizzate la giornata, cercando di farvi venire nuove idee per il vostro lavoro o per il vostro prossimo futuro. Un nuovo contratto è nell'aria per affari nuovi o per un nuovo lavoro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 5. Finanze, 8. Benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.